Ciao amici, oggi la nostra destinazione è Teramo, ma potrebbe essere un po' dappertutto, tra città e paesini, soprattutto nella fascia collinare e costiera dell'Abruzzo, perché andiamo a conoscere il famoso pomodoro a pera e l'antica tradizione delle bottiglie. La preparazione delle passate fatte in casa, momento di duro lavoro e di aggregazione familiare, ruota attorno proprio a questo che è uno degli ecotipi più utilizzati per le caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono, carnoso e povero di semi. Una tradizione antica che viene portata avanti un po' dappertutto, anche nei centri montani e dell'entroterra, dove ancora oggi anziane signore portano avanti e tramandano questa usanza. Ciao Gaspare! Ciao. Grazie dell'accoglienza, titolare di questa azienda, Comune di Teramo, Colline Teramane. Che storia ha questa azienda? Questa azienda è un'azienda familiare, diciamo, siamo figli di contadini, quindi ho continuato il lavoro di mio padre. E mi ha appassionato anche la riscoperta di nuovi prodotti e anche di prodotti antichi. Ecco, tra questi, perché fate tante cose, allevamento, coltivazione, sì, trasformazione, ma noi siamo qui per conoscere il pomodoro a pera d'Abruzzo, che voi siete tra le poche aziende ad aver riscoperto e a coltivare e a trasformare. Sì, nel Teramano siamo, non so se siamo uno o due, a fare questo tipo di coltivazione. Questo è un progetto che è iniziato tramite l'ARSA, che adesso non c'è più. L'allora Agenzia di Sviluppo Agricolo. Sviluppo Agricolo, che ci propose questa varietà antica e l'abbiamo accolta con piacere, con entusiasmo. È un pomodoro particolare, con delle proprietà diverse da quelle ibride. È una pianta un pochettino più delicata. Ha bisogno di un terreno fertile e la terra fertile non è quella che ci si mette il concime chimico, ma quella dove mettiamo un buon letame. Ecco. E voi chiaramente avete tutta un'attenzione nei confronti di questo aspetto naturale, esatto, rispettoso dell'ambiente, della natura. Sì, la natura rispetta l'uomo, gli esseri viventi, è l'uomo che non rispetta la natura. Quindi se sai cosa vuole la natura, puoi ottenere quello che vuoi. Quanto è estesa la superficie coltivata con i pomodori? Ma, noi mettiamo, dipende l'annata, sui 3-4 mila piante l'anno. Ecco, l'annata non è andata benissimo, vero? Quest'anno è un'annata particolare con questo caldo tremendo, perché quando fa caldo purtroppo le piante si ferma, vanno in stand-by. Agosto è il mese della raccolta, quindi i tuoi collaboratori sono in campo adesso. Sì. Li andiamo a trovare? Sì, andiamo a trovare. Andiamo. Allora Gaspare, questo è il vostro campo? Sì. E qui, in questi giorni naturalmente di agosto, perché è ad agosto che avviene la raccolta, salvo imprevisti climatici. Esatto, quest'anno imprevisti climatici ne abbiamo avuti abbastanza, siccità, temporali, grandine, non ci è mancato niente. Queste povere piante hanno sofferto quest'anno, però sono state anche generose. Questo è un pomodoro. È un colore che si vede poco al supermercato, diciamolo, è vero, quando si va a fare la spesa. Beh, non è un pomodoro, un rosso comune. Non sono pratico di supermercati perché io amo questi pomodori, è un pomodoro antichissimo, quello che coltivavano i nostri nonni. Non tutti hanno il coraggio di coltivare questo perché è delicato. Il consumatore vuole un pomodoro bello, liscio, senza queste screpolature. Il problema è che non hanno assaporato il sapore di questo
di questo frutto meraviglioso. Perché il palato naturalmente ormai del consumatore è abituato, esatto, ad altri gusti, purtroppo. Esatto, purtroppo. Come funziona il ciclo vitale del pomodoro? Il seme, dalla piantumazione fino alla raccolta? Raccontaci un po' il ciclo di vita del pomodoro. Del pomodoro o di questo pomodoro? Di questo pomodoro, ovviamente. Hai anche le differenze con quello comune. Sì. Allora, questo è come... ripeto, un seme dei nostri nonni, e per poterlo coltivare e commercializzarlo i semi devono essere iscritti, e tramite il CRA di Mozzambolo e il consorzio del pomodoro a pera che sta a Pescara riusciamo ad avere queste piantine. Noi poi le mettiamo a dimora, sono piante che hanno bisogno dei tutori, delle canne, altrimenti vanno giù, e devono essere spollonati, ecco, diciamo va tolta una cima per fargli fare un buon frutto, e man mano... Vengono piantate in che periodo dell'anno? Fine aprile, primo maggio, e se l'annata è favorevole riusciamo ad avere questo frutto fino ai primi freddi. Quindi il ciclo vitale, dicevamo, di questo campo qual è poi una volta che è finita la raccolta del pomodoro? Quando le piante, diciamo, vengono a mancare, si seccano, viene tolto tutto. Tolto tutto, e questo terreno l'anno prossimo non ospiterà di nuovo i pomodori, perché facciamo la rotazione. È importante la rotazione sul terreno, perché ogni pianta assorbe delle sostanze e ne rilascia altre, quindi mettere successivamente la giusta pianta. E il terreno come viene preparato poi, quello successivo oppure questo, allora, quando deve riaccogliere i pomodori? Il terreno per i pomodori l'anno prossimo come viene preparato? Spargiamo il letame delle nostre bestie. In inverno? No, adesso si sparge il letame, si fa la ratura e si lascia riposare il terreno tutto l'inverno, e poi a primavera si procede con la piantumazione, la preparazione del terreno e la piantumazione. Questo, Gaspare, è l'altro terreno che ci raccontavi, nel quale è in corso la preparazione? Sì, stiamo preparando il terreno per il prossimo anno. Quindi... dove abbiamo messo prima il letame e adesso facciamo la ratura. Adesso resta a riposare? E poi lo lasciamo riposare fino ad aprile. Quali sono gli effetti? Ossigenazione, quali sono? I microrganismi del letame si devono diffondere sul terreno, i sali minerali che contiene il letame. Quindi nutrimento... C'è questo scambio tra il letame e il terreno. Adesso andiamo al laboratorio dove ci aspetta una delle tue figlie, e qui tutta la famiglia è impegnata, no, nell'attività, sì, agricola. Ben quattro figli, vero? Ne ho quattro di figli. Tutti concentrati quasi sull'agricoltura, tutti, però... e questo è anche un messaggio da lanciare alle giovani generazioni della terra. Allora. O sei un po' scettico? Non sono scettico, bisogna fargli capire. Bisogna trasmettere la passione per l'agricoltura. La passione viene quando si vedono dei frutti, quindi se lavori bene... I risultati ci sono. Ecco, ci sono dei risultati e non bisogna avere paura di fare tanti, tanti sacrifici. Ti ringrazio, Gaspare, vado a vedere questo pomodoro cosa diventa. Permesso? Buongiorno. Ciao, ciao, ciao Silvia. Buongiorno signora.
Allora, qui è iniziata la trasformazione del pomodoro. Sì. Che parte con quale fase? Allora, abbiamo precedentemente lavato i pomodori con acqua e adesso siamo al processo di mondatura, quindi togliamo tutte le parti non edibili, il picciolo. E una particolarità che volevo proprio farvi vedere di questo pomodoro è la differenza degli altri pomodori. È un pomodoro molto pieno, polposo, dolce, che dopo vi farò assaggiare. E questa è la particolarità del pomodoro Sub Gra. Quindi in questa fase viene tolta, vengono tolte le parti non edibili e vengono sezionati per poi passare al processo di passata. Quindi viene tolto il picciolo qui. Sono naturalmente un po' più, lo vedevamo in campagna, no? Un po' meno perfetti di quelli che siamo abituati a conoscere in commercio, però sicuramente più saporiti. Sicuramente più saporiti. Delle caratteristiche e qualità organolettiche migliori. Sicuramente. Ma il pomodoro, come ho detto, è molto dolce. Solo il profumo penso sì, che potete sprigiona, sentire. Esatto. La differenza. È verissimo, sprigiona dei profumi sicuramente poco comuni. Molto importante, diciamo, assicurarsi sempre del prodotto che andiamo a trasformare. Quindi, oltre a guardarlo, quindi l'aspetto visivo, anche sentire il profumo del tutta del esperienza, pomodoro. Naturalmente. È tutta esperienza. Perché non si studia da nessuna parte. Assolutamente. Questo pomodoro viene trasformato appena raccolto o c'è anche un periodo, ci può essere un periodo di decantazione? Allora, noi solitamente importante è raccoglierlo quando il pomodoro al momento è caldo, deve, per trasformarlo subito, quindi la mattina presto si raccolgono. Noi li raccogliamo già maturi sulla pianta, quindi il pomodoro è già rosso, pronto per essere raccolto, quindi è molto più dolce rispetto al pomodoro che viene raccolto verde e lasciato lì maturare. Quindi solitamente raccogliamo e trasformiamo sì. In giornata. Sì, prodotto fresco. E la conservazione delle bottiglie che durata ha? Allora, le bottiglie dopo passati 2 anni, diciamo, perdono il nickel, quindi vengono anche utilizzati chi ha un'intolleranza al nickel. La conservazione 4, 5 anni, 10 anni, dipende come è stato fatto il prodotto. Se viene fatto a regola d'arte non ha grosse compromissioni. Se il prodotto è fatto con prodotti ottimi, buoni, prodotto sano, non avremo delle ripercussioni sul prodotto finito. Possiamo fare anche i pelati, quindi privare il pomodoro della pelle, è un processo che facciamo tutto manualmente, privarli dei semi e metterli nei vasi, così proprio interi, e portarli poi ad ebollizione per farli conservare. Silvia, ti ringrazio di questa visita e grazie, vado a conoscere l'ultima fase con tua madre, che è quella della bollitura e sterilizzazione del prodotto. Grazie e buon lavoro. Signora Francesca, adesso questa è l'ultima fase delle bottiglie, in cui vengono messe a bagnomaria? Sì, le bottiglie vengono messe in questo calderone di rame e vengono posizionate una accanto all'altra, ricoperte di acqua, sì, e poi vengono fatte bollire, sterilizzate per una mezz'oretta. La tecnica è quella da sempre? Quella di sempre, non c'è stata nessuna evoluzione? No. Quindi è tutto a mano e tutto in modo tradizionale? Certo. Allora,
Prima di concludere il mio viaggio, naturalmente devo assaggiare. Certo. Quindi ci vediamo in cucina, così assaggiamo queste bottiglie di pomodoro a pera d'Abruzzo e ci salutiamo. Bello sdiuno si chiama, vero? Teramo, ma sì. Un po' in tutto l'Abruzzo con varie declinazioni. Sarebbe lo spuntino di metà mattina, vero? Certo. Per chi naturalmente in campagna ha iniziato a lavorare presto e quindi va sul salato e anche su un buon bicchiere di vino. Certo. Queste che ti stai preparando sono delle panzanelle con polpa di pomodoro, è quella che condita, poi va nelle bottiglie, sì, che va pure nei nostri vasetti, condita con origano, aglio, olio e sale. Solo in questo caso, perché nelle bottiglie ci va neutro, vero? Sì, va solo neanche un pizzico polpa. Di sale nelle bottiglie. Non lo mettiamo il sale, perché c'è chi mangia senza sale, quindi cerchiamo di evitare. Si condisce di poi inserire il sale, sì, in cucina. Si condisce in cucina come a proprio piacimento e qui abbiamo il nostro pomodoro, il nostro olio d'oliva extravergine, veramente. Prego, buon appetito. Eccoci qua, grazie. Grazie a voi. Eccezionale, un sapore del pomodoro davvero insolito, perché diverso da quello che si trova comunemente sul mercato. Grazie Francesca, grazie dell'ospitalità. Grazie ai componenti di tutta la tua grande famiglia che ci ha accolto e guidato in questo viaggio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Scoprite il pomodoro a pera d'Abruzzo.